ritornando dopo 30 anni in questo ambiente così devastato, io mi sento veramente male. In questo ambiente dove tanti operai hanno lavorato per tanti anni e hanno rimesso la propria salute per la malattia della silicosi. Questa è una cosa che fa veramente dispiacere. All'indomani della guerra, tutte le organizzazioni politiche, sindacali, culturali, movimenti giovanili, femminili, si organizzarono in modo capillare e facendo sì che questa organizzazione mettesse nella condizione 650 lavoratori di organizzarsi per decidere, per risolvere tutti i problemi sociali che erano all'interno dello stabilimento, quali il riconoscimento della silicosi, e il cottimo, l'aumento dei salari, il vestiario e i generi alimentari che venivano dati dai nostri spacci, e questi venivano anche allargati dopo agli altri stabilimenti. Le donne in queste lotte ebbero una grande importanza e mi ricordo che in tutte le lotte si sono susseguite allo stabilimento di Doccia, le donne a fianco dei lavoratori diedero il loro contributo in tutti i problemi della fabbrica e anche per ciò che riguarda i problemi del paese. Mi ricordo che quando i nostri operai andarono a Milano, a Roma, in bicicletta, le donne toccarono tutte le case di Sesto per fare consapevole tutta la cittadinanza della lotta che stavamo facendo nell'interesse non solo dei lavoratori ma di tutta la popolazione se stesse, della nostra economia, del nostro paese. E anche un altro ricordo, devo dire, quando ci fu il problema della legge truffa, le donne insieme ai lavoratori della Ginori e di tutte le fabbriche di Sesto tennero la piazza per tutta la mattina per far sì che quella legge non venisse messa all'approvazione. E mi ricordo che le forze politiche, le forze della polizia ci facevano un po' impaurire, però questo solamente per farci desistere dalla lotta. E anche questa lotta delle donne insieme agli uomini vinse nel nostro paese e la legge truffa non passò. Thank you.